La prima domanda che voglio rivolgere al dirigente scolastico del Trimarchi di Santa Teresa di Riva è: qual è la sua opinione riguardo al dimensionamento, visto che lei nella sua carriera lavorativa è stata più volte coinvolta in tale provvedimento legislativo? In considerazione del dimensionamento effettuato nel passato, devo dire che visto con la serenità del dopo, tutto sommato non ritengo che sia stata un'operazione negativa, già che si riesce con una certa tranquillità a gestire le nuove scuole, anche perché le scuole nelle quali io sono andata a seguito al dimensionamento, perché come ben dicevi per due volte l'ho vissuto sulla mia pelle, dico, le ho gestite con tranquillità, quindi certo rimane l'amarezza per il lavoro che hai fatto, anche perché ottenere risultati significa lavorare per diversi anni in una scuola e poi quando finalmente realizzi la scuola nella quale tu credi sei magari obbligato a lasciarla. Quindi questo è l'aspetto negativo del dimensionamento, ma per il resto la creazione di nuove scuole con un numero più consistente di alunni non credo che sia un grosso danno. I danni peggiori viceversa magari sono non avere quei finanziamenti che ti consentono di poter far fronte alle necessità che una scuola più grande sicuramente impone per realizzare appieno l'offerta formativa e quindi il diritto allo studio dei ragazzi che frequentano la scuola, ma tutto sommato ecco, credo che non ci siano grossi problemi. La scuola il liceo classico di Santa Teresa di Riva a partire dal prossimo anno verrà inglobato per quanto riguarda l'amministrazione al liceo scientifico Caminiti. Vi è una possibilità che il liceo mantenga il proprio nome, visto anche l'importanza storica che questo istituto ha ricoperto nel comprensorio ionico? Io credo di sì, tra le altre cose proprio di questo avevamo discusso io unitamente con il team che mi collabora e infatti abbiamo già pensato di inserire all'ordine del giorno del prossimo collegio la proposta del mantenimento dei due nomi, di mettere insieme i due nomi in modo da portare la proposta al Consiglio d'Istituto a cui comprende poi la delibera e il successivo invio poi da parte della scuola di questa delibera alla Regione. Io credo grosso modo di sì, non penso che ci possano essere delle difficoltà. E un ultimo appello che vuole rivolgere alle istituzioni per quanto riguarda sempre la politica del dimensionamento, come riuscire a migliorare le nostre realtà scolastiche presenti sul territorio? Dicevo prima, è indispensabile che si possa anche allargare l'offerta formativa della scuola e per fare questo è indispensabile avere dei finanziamenti. Ecco, io ritengo che con dei finanziamenti la scuola possa effettivamente realizzare quelle che sono le esigenze che arrivano dal territorio, perché ogni singolo territorio ha delle particolari esigenze che in un contesto generale non vengono considerate, però ecco, con il fondo d'istituto queste esigenze ritengo possano essere soddisfatte. Ok, grazie per l'intervista. Grazie a te, arrivederci. Grazie ai lettori di Tutti News e arrivederci.